La Proloco è innanzitutto un'associazione senza scopo di lucro. È nata la Proloco di Campo nell'Elba, un'idea nata da due amici che discutevano delle possibili iniziative da intraprendere sul territorio campese e poi concretizzatasi con l'unione di 7 volontari che hanno sentito l'esigenza di disciplinare lo svolgimento delle attività ricreative, turistiche e culturali. Presidente della neonata Proloco Campese è Vincenzo Gorgoglione, che in questi mesi ha lavorato insieme agli altri per fare in modo che l'obiettivo fosse raggiunto e nascesse questo nuovo organismo. Cioè, nasce dall'idea proprio di porre la propria disponibilità al servizio della comunità per rendere nel possibile migliore il vivere quotidiano della nostra città, del nostro paese. Questo è veramente, cioè, l'essenza del perché. Ovviamente è improntato sul turismo, però ciò non toglie che al di là del turismo ci sia anche del sociale, tant'è vero che all'interno dei nostri consiglieri ci saranno delle persone, nel caso specifico la dottoressa Lenzi, la quale si occuperà espressamente del sociale. Un esempio per tutti, la raccolta delle ricette per quanto riguarda gli anziani, che non sempre possono venire giù a campo, e mi riferisco ai paesi di Sant'Ilario, San Piero, la Bonalaccia, Secchieta e quant'altro. Perciò un servizio che viene offerto da questa istituzione, dalla Proloco di Campo. Nella prima assemblea butteremo giù quello che sono le nostre idee, no? Saranno confrontate con il comune, va bene, nella fattispecie con il sindaco Segnini, la quale presenteremo il nostro progetto, condividendone quelle cose importanti la quale possiamo percorrere insieme. Quelle che saranno condivise le percorriamo insieme, quelle che non saranno di minore importanza le cercheremo di fare attraverso altre istituzioni, quali potrebbero essere i privati, gli imprenditori e quant'altro. Il gruppo ha ritenuto opportuno intraprendere questo cammino nella consapevolezza che l'aggregazione e la voglia di ricominciare a campo siano una delle caratteristiche più importanti. L'organico della Proloco, oltre a Vincenzo Gorgoglione, vede Giancarlo Galli alla vicepresidenza, Palmiro Bianchi segretario, Stanislao Munno tesoriere, Paola Lenzi alla sanità e al sociale, Giuseppe Lenzo alle pubbliche relazioni, Alessandro Mancini addetto al marketing e alla comunicazione. Siamo fiduciosi, termina il Presidente, che la strada intrapresa possa costituire un punto di partenza per progettare iniziative interessanti per il bene comune.